Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di videosorveglianza, di smart e di tracciamenti, ragazzi. Tracciamenti. Loro forse ci tracciano, ragazzi. Vai con la sigla. Dico io, cosa manca all'Italia, agli italiani, al governo italiano? Perché agli italiani, alle aziende italiane non manca nulla, ragazzi, nulla, sviluppare questi prodotti, perché noi in Italia abbiamo ingegneri bravi, abbiamo gente davvero capace, però che fa? Parte, va via, perché lo Stato italiano è uno Stato in questo momento, non ne parliamo, eh? Bene ragazzi, come hai capito dall'intro, oggi parliamo di videosorveglianza che ci spia. Sì ragazzi, perché se vai a leggere un po' in giro su Google, troverai tanti articoli di studiosi, agenzie, che poi alla fine non c'è neanche bisogno di rivolgersi a loro per capire, perché quando tu vai ad acquistare un prodotto come questo, per esempio questa è una telecamera per videosorveglianza wireless che si interfaccia con un'applicazione del tuo smartphone. Ragazzi, io oggi voglio fare questo video perché non ho scoperto nulla oggi, io già lo sapevo da tempo, ne avevo il dubbio da tempo e ne ho anche paura da tempo, ragazzi, perché essendo una persona smart che utilizza, certo, non esageratamente, per esempio Alexa non lo utilizzo e tutti i meccanismi Google non li utilizzo, parliamo sempre di smart, perché? Perché già si sa che quelli vengono intercettati, vengono salvati, memorizzati dentro delle banche dati, ragazzi, enormi. Perciò tu ogni comando, ok Google, accendimi la luce, ecco, nel frattempo si accende lo smartphone, ok, stai zitto. E perciò ogni comando che io do a Google o do ad Alexa, ragazzi, sarà un comando che resterà memorizzato in una serie di cartelle, ok, dentro i server americani. Ovviamente tutto fa capolino dove? In America, per quanto riguarda Alexa, per quanto riguarda Google, eccetera eccetera. Poi parliamo di questi sono prodotti cinesi, telecamere cinesi, videosorveglianza cinese, che fa capolino dove? Alla Cina, ragazzi. Ora vi racconto cosa mi è successo circa una mezz'oretta fa. Volevo installarmi questa telecamera nel bunker. Scaricata l'app, cinese, ovviamente cinese. Ho fatto la ricerca, dispositivo, l'ho alimentato, l'ho resettato, ho aperto l'app. Ho trovato tramite lo smartphone la mia rete wifi. Ho comunicato un password per l'accesso, ok? Perché la, ora ti spiego, la telecamera, giusto, tutte le telecamere per videosorveglianza, per poter comunicare con la rete, perché come funziona, ragazzi? Qui c'è la videocamera, videocamera, ok, con la connessione wireless, wifi o anche ethernet, cambia poco. Questi dispositivi, ma non solo, ragazzi, tanto quanto questi brucia di più, mi fa incavolare di più, perché da qui, se vogliono, possono prendersi immagini, possono prendersi foto, anche audio, perché c'è ovviamente anche il microfono, però anche i moduli, per esempio Bluetooth, i moduli, per esempio Wi-Fi, non Bluetooth, Wi-Fi, quelli Wi-Fi possono, volendo, anche intercettarli, e però lì che fanno? Aprono e chiudono loro gli interruttori, per esempio, se proprio vogliamo
parlare di tutto ciò che è smart, ragazzi, è tracciabile e ormai si sa. E allora, questo videocamera, stampiamo un occhiolino, perfetto. Questa è la nostra telecamera per videosorveglianza, anche se brutta, ma va bene. Come funziona, ragazzi? Si collega al nostro router di casa, ok? Questo è il router di casa nostra, casa, router, perfetto. E poi da qui va alla rete internet, rete internet, che infatti la mia incazzatura è successa perché nel mentre che andavo a fare, questo comunque dovrebbe essere la terra, questa è l'Italia, per come comunque qua c'è la Sicilia, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque questa è la terra, eh? Poi, dopo internet, c'è che cosa? Un server. C'è un server cinese. Cina. Server. Ora, questi cinesi furbetti, che cosa fanno, ragazzi? Ma non è neanche colpa loro, perché purtroppo hanno loro il monopolio della tecnologia, ragazzi. Hanno loro il monopolio, sono loro che costruiscono tutto questo, sono loro che li inventano di tutti i colori, li mettono in commercio, a noi piacciono e ce li acquistiamo, li usufruiamo, ma cosa si nasconde dietro? Si può nascondere dietro che dal momento in cui tu, e poi ovviamente ci sei tu, dimenticavo, che tramite il tuo smartphone, smartphone, ok, o PC, dare modo accedi a internet tramite, per esempio, connessione dati, ok, connessione dati, o tramite comunque un wifi di un altro, di un altro appartamento, per esempio, o un wifi pubblico di un ristorante. Se io voglio vedere cosa succede a casa tramite le mie telecamere, cosa devo fare? Apro l'app. L'app si collega a internet nel canale, perché lo chiamano anche loro dentro quest'app. Mi è comparsa la dicitura creazione, di un canale di connessione. Ragazzi, il canale di connessione è questo. Dalla telecamera al server cinese. Ora, internet è per dirti, internet è per dirti, ma internet, il mondo non è un server, il mondo è che in varie parti del mondo ci sono dei server, perciò la rete internet comunque sono sempre server, server, ovunque, ovunque ci sono server. Dato che l'applicazione è cinese, il server fa riferimento alla Cina, come già abbiamo detto. Perciò apriamo l'app, ci colleghiamo, mettiamo niente. All'inizio sì, dobbiamo mettere i dati del router, password e specificare quale rete wifi utilizzare. Così facendo la nostra telecamera memorizzerà nome utente, nome rete wifi e password. Avendo tutto memorizzato, l'app stessa che cosa fa, ragazzi? Comunica la tua app che è qui, però in questo caso tu la stai all'inizio, ti colleghi con lo smartphone qui al router di casa tua via wifi, perfetto, e il cellulare sempre via wifi.
trasferisce e riceve i segnali dal router. Perfetto. Nello stesso tempo anche la videocamera comunica con il router e con l'applicazione, creano questo canale pericolosissimo, cioè videocamera, router, server cinese. Ora ragazzi, tutte le, quasi tutte o tutte le telecamere di videosorveglianza hanno una micro SD. Questo sta a significare che in teoria le immagini vengono memorizzate solo ed esclusivamente sulla micro SD. Tu da remoto puoi andare a connetterti e vedere in diretta le immagini o connetterti e scattare una foto o scaricarti il contenuto della micro SD nello smartphone tramite sempre la rete. Ma ragazzi, questo non è vero, è inutile, non ci nascondiamo, perché le immagini possono anche andare salvate nei server. E ti dico perché, ragazzi, perché molte aziende produttrici di queste, che cosa fanno? Vendono le telecamere a basso costo, però poi guadagnano, e guadagnano dove? Sui service. Quali sono i service, ragazzi? I cloud, le nuvolette. Cloud ed è una nuvoletta, ok, che loro la disegnano come c'è anche il cloud di Apple, c'è anche quello di Google. Comunque una memoria da tot gigabyte, per esempio 5 gigabyte, dove, ok, le tue immagini verranno salvate online nei loro server. Ok, perciò telecamera, il tuo router, internet, Cina server, tramite questo servizio a pagamento. Perché poi più spazio di archiviazione ti serve, più devi andare a pagare mensilmente o annualmente. Fatto questo, ragazzi, le tue immagini sono online. Loro, volendo, la ditta, l'azienda produttrice può avere tutto, ragazzi. Numero uno. E sa anche precisamente dove si trova la tua telecamera. Anche nelle bilance pesa persone, per esempio, qualche annetto fa mi hanno inviato una bilancia pesa persone da testare, da provare. L'app non funziona senza GPS aperto. Ragazzi, pensiamoci bene, ragazzi, sulle cose. Qui ormai non si scherza più, hanno tutto loro in mano. Loro ti costruiscono questi, li dotano di un sistema funzionante così e ci tengono tutti sotto controllo. Tutti i nostri dati vanno a finire in Cina. Ora dico io, cosa manca all'Italia, agli italiani, al governo italiano? Perché agli italiani, alle aziende italiane non manca nulla, nulla, sviluppare questi prodotti, perché noi in Italia abbiamo ingegneri bravi, abbiamo gente davvero capace, però che fa? Parte, va via, perché lo Stato italiano è uno Stato in questo momento, non ne parliamo, non voglio, ma in linea generale non ha mai aiutato le aziende italiane, non ha mai spinto nella tecnologia, ragazzi. Quando un'azienda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 persone in un'azienda lavorano e sviluppano questi prodotti italiani certificati, sicuri, che tutelano la persona, che ragazzi farebbero pura concorrenza alla Cina. Cioè io non andrei più ad acquistare su Amazon telecamere per il 100% made in Cina. Cioè
che mi utilizzano tutti i software cinesi, il più o meno sicuro, che alla fine comunque fa sempre capolino server cinesi, tramite internet tutto arriva qui, perché l'app, tutte le app cinesi fanno capolino ai server cinesi. Perciò, se c'è qualcuno che guarderà questo video, che ha in mente di andare a realizzare un prodotto simile, una telecamera videosorveglianza con tutti i santi criteri, sicura, non tracciabile, che mi dia davvero la sicurezza che le mie immagini sono solo qui e che nessuno dall'esterno possa entrare avendo le mie chiavi di accesso, perché la telecamera, avendo i miei dati di accesso al router, comunica sempre, e loro da qui, volendo, hanno porta aperta. Dando i miei username e password del wifi, ok, la telecamera è sempre su internet. Internet è sempre aperto. E qualcuno da qui può accedervi e andare a guardare tutto in diretta. Ripeto, non lo dico io ragazzi, non lo sto dicendo io, non è una novità, credo, per nessuno.